contentissimo di questi primi 7 mesi. Voglio, come tutti mi conoscono, voglio sempre di più, voglio sempre più medaglie. Quest'anno sia agli europei che ai mondiali senior non sono arrivate e questo naturalmente non mi ha dato delle grosse soddisfazioni, però quello ci sarà tempo poi per averle. Tutti i ragazzi stanno crescendo in maniera omogenea. Sono molto contento di come sta reagendo a ogni gara il judo italiano. Sono contento di vari tecnici, dei loro club, dei nostri gruppi sportivi che veramente danno sostegno a tutto lo sport italiano, ma oggi in particolar modo al judo. E tra me che sono il tecnico dei maschi, ma anche con il tecnico delle donne che è Dario Romano, c'è sinergia, continuiamo sempre a sentirci, a collaborare, a creare degli allenamenti. È giusto che i ragazzi trovino sempre dei grossi allenamenti come questi qua che stiamo affrontando in questi giorni. Raffaele, abbiamo iniziato a lavorarci da 7 mesi e anche con lui abbiamo bisogno naturalmente di fare un po' di esperienza insieme per trovare delle strade vincenti. Fino adesso sono contento. Ma tantissimo, se solo pensi che prima io dovevo guardare solo la mia categoria, sì, mi divertivo anche a guardare un po' le altre categorie, stavo sempre al palazzetto, non è che quando facevano la finale dei 100 non me la guardavo, però naturalmente non stavo lì a studiarla e non ero preoccupato dal 100 kg giapponese, ecco. Invece adesso ho 7 categorie, anzi con i junior 14, spesso ecco, adesso tra poco abbiamo gli europei under 23, per questo guardi un po' i possibili avversari e il lavoro dal punto di vista dell'attenzione è aumentata tanto. E adesso mi sento anche molto più responsabile. Prima quando combattevo io salivo, vincevo, perdevo, ero io. Oggi il fatto che nelle mie mani, nella mia mente c'è il sogno di tanti ragazzi, questo mi responsabilizza di più, ecco. Ma tantissimo, io sono contentissimo. Ho visto la prima, mi sono emozionato, però sono di parte magari, aspetto un po' la critica di chi non ha vissuto in primo piano la mia storia, la mia esperienza e il mio percorso sportivo. Io mi sono divertito tanto. Penso che questo film possa dare tanta immagine al judo. E penso che possa dare soddisfazione a tutti i veri protagonisti del judo, quello del judo l'hanno fatto, lo fanno e continuano a volergli bene. E spero che dedichiamo, noi italiani dedichiamo più tempo al judo. Parlo, questo è un po' un messaggio che mando ai tecnici, agli atleti, ma a tutti gli appassionati. Dedichiamo un po' di tempo in più. Perché non bastano le 2 ore al giorno, non basta solo il pomeriggio, non bastano le 3 volte a settimana, perché se credi o ami un qualcosa ci devi dedicare tanto tempo. Più tempo gli dedico e più sono i risultati e più è naturalmente anche le persone che riesci a coinvolgere intorno a te sono tante. È un grande professionista e a me vedendo il film mi ha dato emozioni e mi ha sorpreso tanto vedere come una persona che non ha mai fatto judo, estraneo al mondo del judo, però ci abbia messo sì tanto impegno, ma poi lo vedrete, non è lontano, non, si è mosso come uno di noi.